sarebbe straordinario. Non sa niente dell'Italia. Intanto... quello conosce l'Italia attraverso i casinò. Lui ha una conoscenza dell'Italia, non attraverso i monumenti, attraverso allora, i casinò. Allora, come in... te che lo conosce attraverso i casini, con un accento spostato. Andrea Ruggeri, buonasera. Eccolo lì. Buonasera. Ciao Zanzarosi. Eccoci qui. E ovviamente di fronte a lui, per la prima volta questo scontro, incontro, vedremo... Sì. E dai, e dai. Ciao David, eccola mi qua. Oh. Ciao sono carissima io a portare Crizia. Un po' di buon senso e cultura in questa meno male, cara. Sì. Applausi collettivi, applausi collettivi. Allora, io meno voglio partire da una cosa, Dalla tua maglietta direi occhio che è pazzesca. Che, è occhio che il signor Ruggeri, occhio che il signor Ruggeri è un grande buon gustaio, Di che stai dicendo? Beh, dico, è un gourmet. Beh, è un gourmet, il signor Ruggeri. Sì, sì, assolutamente. Quindi è un gourmet. È un gourmet. Io dico, non dico di che cosa. Ma scusa, innanzitutto, scusa, Andrea, ma puoi scoprire sto cazzo di capelli ancora? No, adesso no, ancora no. Ancora perché? No. Manca ancora un po'. Ma non è che hai pagato, ti sei fatto pagare l'esclusiva da qualche giornale, secondo ma, me. Ma figura, ti sei fatto dare l'esclusiva. Me ne frega, figura, mi conosci bravo, benissimo. Bravo. Cioè, non puoi. Io voglio sapere prima di tutto da David se si è ripreso del suo. Ti fa ancora male il culetto perché quando ti hanno dato fascista, sionista, paranza, pazzo da merda, israeliano. Palestina libera. Ti è passato la bruciatura oppure ti scotta ancora? No, no, un nessuna po'. Bruciatura. Quei ragazzi hanno sbagliato, ovviamente. Ma tu cosa avresti fatto al posto? Se fossi stato aggredito da quelli, cosa avresti fatto? Dimmi la verità, dimmela tutta. Io avrei esploso un sonoro roboante. Sì. Vaffanculo zecche de merda con rutto a seguire di chiusura. Ma David è un signore e non farebbe mai questo. Infatti, David ha detto semplicemente signorina mi faccia parlare la prego, esatto, perché è un uomo di cultura elegante raffinato del primo d'Alissa pezzo da merda. No, ma parliamo vaffanculo dovevi dirgli tu questo dovevi dire. Tecnica radicale di Pannella quella di da quando gli urlarono buffone e lui piacere Pannella buffone piacere Pannella però io posso subito ha avuto un attimo di dubbio dice vabbè sionista pezzo da merda. Ha avuto il dubbio di rispondere adulatori. Adulatori. Bravo, scusa, voglio subito, esatto, però andiamo al nodo della questione. Il nodo della questione è molto semplice. La signora Crizia De Rossi, come sappiamo, è una nemica signorina, di Vannacci, una nemica giurata, del generale Vannacci. Io sono l'anti Vannacci. Come lo consideri Vannacci? Dai una tua definizione, fascista, dille tutte, che cos'è? Dille. L'abbiamo detto mille volte. No, ma dillo, ricapitoliamo, cos'è? Generale Vannacci andrebbe espulso da questo paese, certo. Radiato dalle forze dell'ordine, come per fortuna. Sì, come per fortuna sta accadendo, vabbè, ma perché deve entrare in politica, purtroppo ci saranno tanti fascisti che lo voteranno. No, fascisti, gente normale, gente per bene, normale, gente per bene, normale. Con la terza media se tutto va bene, perché altrimenti non si può votare una persona che scrive un libro così pieno di offese razziste, omofobe, misogine, eccetera. Razzista e omofobo secondo te? Certo. Razzista, omofobo, da quello che ha scritto, non è che lo dico ma io. Ma diglielo in faccia, diglielo chiaramente, generale Vannacci. Ci sente. Lei è, caro generale, oggi è uscito un mio articolo su MOV, che invito tutti, io scrivo anche, sono una giornalista laureata in lettere. Ma quale giornalista? E invito tutti a leggerlo e alla fine di questo pezzo lo invito a un confronto. Sì, ma, no, lascia perdere, ma tu io lo posso redimere, nel senso che lui vuole dimostrare, adesso si sta un po' cercando di ripulire, no? Per presentarsi. Sì, perché ha cominciato a sciorinare tutta una serie di episodi discutibili, diciamo, per avvicinarsi anche al mondo LGBT. No, ma io dico, era ora. Ha detto che ha incontrato una volta una, l'ha corteggiata, no, si è accorto che era trans e gli ha detto arrivederci. Questa è la classica scusa, come ho dichiarato, del tipico italiano medio che deve giustificare episodi del genere per difendere questa mentalità di virilità tossica che virilità c'è stata tossica, inculcata da una società maschilista e patriarcale che ha inondato le nostre televisioni, la nostra politica. Lui aveva attrazione nei confronti dei trans allora? No, lui te. Ci è andato con questa ragazza, però come i tipici italiani medi ha dovuto negare per difendere appunto questa perché integrità. Fa brutta figura. Perché altrimenti sarebbe venuta meno la sua virilità
fermi che tutti. C'è? Che è successo? Che breaking è news. Che breaking news, non ci portare su altri argomenti che non ce ne frega un cazzo. Poco, no, c'entra, c'entra. No, poco fa il dottor Pupo è stato intervistato dalla TASS, da quella che sarebbe l'agenzia di stampa via Mosca. È a Mosca, ti dà fastidio? Poi il mio amico serve una canzone per la pace. Certo, ma te muoi, ti mando anche in onda. Serve una canzone. Vabbè, ma Pupo il fa l'artista, che te frega, che te frega. Alla tassa a Mosca dovrebbe dire la mia dichiarazione è Putin, vai a fare bravissimo. Il culo. Come vai a fare in culo tua che bravissimo. Pupo, tu vuoi che Pupo mandi a fare in culo Putin? A da Mosca, che, insomma, da Mosca. Stando a Mosca, il che comporta anche qualche rischio. Diglielo al Papa. Quando tu cazzo di Buddha vieni con ma quattro zecche del cavolo che arrivano là ti danno del fascista cinista e dici signoria, ma mi faccio vedere, ma dai su, ma che qui dici? Si può protestare, qui si può protestare. Però, a Mosca t'arrestano. Scusami, perché non gli dici le stesse cose al Papa? Appunto. Perché non dici le stesse cose al Papa? Allora anche lui ha parlato di pace, anche lui ma ha parlato di pace e ha detto all'Ucraina che deve negoziare, infatti, perché sta per essere sconfitta. Ma non deve negoziare niente, dici lui fa il Papa e quello fa il cantante, niente. Vabbè, passiamo semplicemente all'amico Pupo. Io lo farei rimanere in Russia, anzi lo manderei in qualche Pupo gulag, qualche ma mese vergognati. Vediamo, vada in qualche gulag a lavorare con tutti gli altri dissidenti che Putin ha rinchiuso lassù, vediamo se poi va lì ancora a lucrare, a farsi pubblicità su queste cose. Perché non puoi andare a fare Pupo l'artista a Mosca, RD. No? Io ce lo farei stare a Mosca, infatti. Ma qual è il problema? È tanto amico di Putin, stia lì, non ne sentiremo. È andato a Mosca a cantare, qual è il problema? Non ho capito, è andato a Mosca a cantare, è andato a fare il pagliaccio in un momento così. In un momento così delicato. In effetti. Comunque almeno toglie dei soldi a Putin, almeno uno che gli leva dei soldi. Pure questo, in che senso gli leva dei che soldi? Che viene pagato Pupo? Non lo so, secondo me io adesso non posso dire non tutto quello. Pagato? Non posso dire tutto quello che so perché sono amico di Enzo. Però posso dirvi una cosa che a mio parere, a mio parere non prende un euro per quello che fa adesso. Sì. A mio parere, io quello che penso è attenzione, così c'è notizia, C'è notizia. Per me è andato lì gratuitamente. Poi approfondite voi, che vi devo dire? C'è notizia. E c'è notizia. Fermi, musica maestra. E c'è notizia. Allora, però arriviamo qui al cuore dello scontro. Innanzitutto, prima di entrare in questo studio, poi ci racconterai cosa succedeva nella, secondo te, ma l'avevi già raccontato qui, poi in un'intervista a Mob, per carità, nella sua caserma obbligavano le nuove leve ad andare con una trans. Sì, non è che lo dico, non obbligava nessuno. Non è assolutamente una cazzata. Questo è un cosiddetto battesimo che devono fare i nuovi arrivati. Dove? Non lo dico, conosco mezza caserma di Pisa, della Folgore. Quante te ne sei scopati? Qualcuno, ma che c'entra questo? No, ma per dire, una cosa, ti sei scopata qualche paracadutista? No, con uno ero addirittura fidanzata, tra l'altro un collega di Vannacci, per cui sono cose che so. Un graduato dunque, certo, un graduato. Certo. Sei fidanzata con un graduato. Con cui sono ancora. L'iniziazione in cosa consisteva? L'iniziazione consisteva nel portare queste nuove leve in una zona famosa lì chiamata Migliarino, dove c'è prostituzione, come dire, stradale di transessuali e far praticare a questi ragazzini amplessi completi con o meno completi con prostitute transessuali. Con preservativo o no? È una denuncia. Questo non lo so. Ora scusami, non ero lì presente. Scusami, in italiano. Allora, correggimi se sbaglio. Secondo te, in quella caserma chiunque arrivasse veniva portato e fatto inculare, perché dico a questo alludi. No, non ho detto doveva avere un rapporto con una ragazza trans, poi che doveva obbligatoriamente. Quindi, obbligatoriamente quindi, era una sorta di nonnismo. Esatto. Puoi descriverci che vuol dire per chi ci ascolta una giustamente confidenza con i trans? Se uno si rifiutava che succedeva? Questo non lo veniva bullizzato. Perché era comunque un battesimo della Grave, no, vi faccio ridere. Quando è uscita molto la mia intervista ad agosto che raccontavo queste cose, poi sono venuta qui a settembre da te. Il mio video ha girato per un mese in quella caserma e me lo raccontavano gli amici che ho ancora lì dentro. E molto tutti, paradossalmente, tutti ridevano dicendo: cavolo, questa ci conosce veramente. Tu stai dicendo una cosa, scusami, Andrea. Tu stai dicendo una cosa. Lo hanno ammesso anche tu loro. Tu stai dicendo una cosa che chiunque.
chiunque entrasse in quella, per un periodo, non so per quanto esatto. tempo, in quella caserma, io non so neanche se ancora in voga, mi dicono di sì, mi dicono di sì, ma io in quel periodo lavoravo ancora, doveva fare un rito di iniziazione presso i transessuali dei dintorni, questo è il punto. Ma in che cosa consistesse questo complesso, non ce lo spieghi? L'ho appena detto, un rapporto o da attivo o da passivo o semplicemente di preliminari, questo non è dato, non ero lì presente ringraziando il cielo. Ma no, quel che c'è di strano, anche se fosse così, tu sei quella che ho capito. Si mette a parlare anche... male di trans, no, di gay, non ho mai parlato male cari di trans. Amici gay, non siete normali, fatevene una ragione, e poi la caserma di allora, cui è a capo, allora... succedeva dice la qualunque, cioè, dice, e il bello è che tutti sapevano, i vertici alti sapevano tutti perfettamente che c'era questo rito. È una denuncia molto grave, bravo David, non è grave ragazzi, sono cose, diciamo, che a me fanno schifo. Ma tu non ci andresti mai con transessuali? Ma sei pazzo. Sì, mai. Meglio. Cioè, tu, lei non ci andresti. C'è già andato 20.000 volte, dai. Da quando sono arrivata notizia, che mi guarda come si vede, sì, con perché occhio. Perché è un aspetto obiettivamente curioso, diciamo così. E certo. La prima cosa che mi sono domandato e che ti domando è ma tu fai pipì in piedi o seduta? No, questa è una domanda volgarissima. Perché, Davide, perché volgare? A parte l'abbiamo detto l'altra volta, cioè, per me le sei un signore, non so come dirti, le per me sei un marziano. A parte che lo sai benissimo. Signora, ma a Vannacci, glielo chiederesti mai a Vannacci? Esatto. Chiedilo a Vannacci come fa la pipì. Lo posso chiedere anche a te, lo posso chiedere anche a te, Davide. A un'amica di sua figlia che va in casa sua, lo chiederebbe mai? Questa è la mentalità patriarcale, omo, bilesbo, transfobica che c'è in Italia, sì, che permette a questi uomini macisti, suprematisti, di permettersi bianchi, confidenze magari, con noi delle minoranze. Hai ragione, senza un minimo di eleganza e senza un minimo di confidenza. Mi piace questo appello all'eleganza, lo condivido, specialmente se portato avanti da una persona che ha appena descritto una caserma come un posto dove ti portano a far inculare dei transessuali. E io ho descritto quello che accadeva, ma non ho usato termini volgari come lei, che però, tra l'altro è un direttore di giornale. Ma qual è il problema? Se vuole le do qualche lezione di italiano. Scusa Grizia, qual è il problema se uno ti chiede se fa la pipì in piedi oppure se è volgare? Ma che domanda? Come la fai? La domanda te la faccio anch'io. Come la fai? Se un uomo fermasse tua figlia per strada e le chiedesse scusami tu la pipì come la fai? A parte che le persone eleganti non hanno bisogni fisiologici, l'ho già detto la volta precedente. Lo sai perché te lo chiedo? Io quando vado in bagno posso farlo in tutti e due modi. Esattamente. Non tutti e due modi, posso farlo in piedi o seduto. Una donna, no? Di solito, una donna che c'ha la vagina, perché le donne sai che c'hanno la vagina. Ok, ma solo è modo. Una donna elegante da fare, non è una ragazza di alto livello come me, ma anche a prescindere dal livello. Certo. Vabbè, ma scusami, la curiosità nasce dal fatto che, come ti ha spiegato Giuseppe, allora, noi la abbiamo curiosità, una scelta, queste curiosità feticiste le nascono dal fatto che lei vorrebbe avere un amplesso. No, a me non me ne fotte una mazza, perché se permetti, purtroppo, ti ricordi Jerry Calà in Vacanze in America? Jerry Calà l'ho incontrato anche in aereo per andare in Sardegna, e non aggiungo altro. Mi ha fatto i complimenti tutto il tempo. Ci ha provato? Mi ha fatto i complimenti durante tutto il volo, però da Milano ad Olbia. Lei si sente tipo Jessica Rabbit, forse c'hai gli specchietti. No, 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 io non sto. No, cioè, vorrei, tu non te la faresti mai. Vorrei vedere sua moglie. Vorrei vedere sua moglie. Ma no? Chi si è abituata? Cioè, a quattro scappate. Anna da Roma si è abituata a quattro scappate di casa. Ma poi dopo te lo spiego. Sì, ti faccio un disegnino. Cioè, questo devo darti una notizia. Il dottor Ruggeri, io voglio dire inspiegabilmente. Inspiegabilmente. A te ti piace il cazzo? No. Ha un vivaio di signorine, cioè di un certo livello. Pagandocelo possono avere tutte. Non è un uomo affascinante, colto, elegante come te. Lo si vede da subito. Transessuale per me è un grande complimento. A parte che si dice da una transessuale, poi che cosa c'entra? Perché cosa ha una transessuale? Siccome siete persone da considerare normali, quest'uomo è un direttore di giornale, lo voglio specificare, e dico che onestamente c'è di meglio. Toglieteli per piacere il giornale e mandatelo a fare un lavoro più comodo. Tu con Vannacci ci andresti?
Per esempio, io mi sono proposta di redimere un rapporto sessuale, ce l'avresti con Bannacci? Lo vorrei redimere, lo vorrei redimere. Per redimerlo, no, sì, ma, per convertire. Cioè, ti piacerebbe avere un rapporto sessuale? No, mi piacerebbe, a me piace un uomo colto, intelligente, vabbè, in generale, rispettoso anche come anche David. Un militare brutale così, uno di quelli. Ho avuto uomini delle fattezze con lui, con lui ci andrei. No, ci andrei solo per redimerlo. Che vuol dire per redimerlo? Per fargli dimostrare che come ho scritto è attratto lui. Certo che ha tratto. Ma come fai a dirlo? Ma tu saresti quella elegante e dici che Bannacci la senza manco conoscere l'ha tratta dei transessuali. Allora ricapitoliamo. Vannacci, qualche giorno fa viene fuori che va nei locali gay con la moglie e con la colf. Ma una volta è andato. A Capodanno si mette una vestaglietta, come dire, molto gaia. Allora? Tocca le mani degli uomini di colore nelle metro. Viene fuori che corteggia le trans e poi improvvisamente, guarda caso, fa marcia indietro, cioè, quando terze frocia, persone... È un po' frocia, secondo te, Vannacci? No, ma non c'è niente di male. Nell'articolo che è uscito oggi io dico: uomini, non vergognatevi delle vostre pulsioni. E lui ce l'ha. Perché un vero uomo, non si deve vergognare di quello che prova. Di incappettare una trans, dici? Anche fermi deve tutti, difendere poi finale, le proprie scelte. Ruggeri, questa è la virilità. Ruggeri Clizia, fermi tutti. Nel frattempo, durante la pubblicità, si è scatenato un confronto molto acceso, ma vivo, vero, reale, tra la soubrette, così si è manifestata, così si è dichiarata. Soubrette letterata, perché letterata, io scrivo, adesso, letterata, io scrivo. Signora Clizia, scrivo, Clizia, faccio recensioni soprattutto di libri, Clizia e De Rossi, anche di diritti civili. Signora Andrea Ruggeri, accusato di non avere, accusati entrambi di non avere un mestiere. Adesso, signora Andrea Ruggeri, tu non lo conoscevi prima? Non ho mai capito. Visto né sentito, non Beh, so chi capito. Sia. Meno male per te, meglio non per so te. Non so chi sia, dice che fa il politico. Ha fatto il politico? È gravissimo, è gravissimo, perché David, tu ti rendi conto che noi con le nostre tasse no, paghiamo certi politico, soggetti. Certo, quindi, la prossima volta ma poi in quale partito era? Scusami. Forza Italia. Appunto. Non commento. Non sa neanche in che quale schieramento sia Forza non Italia. Non commento lei. Per non infierire. Non mi piace vincere facile. Non amo vincere facile. Ma che vuol dire non ami vincere facile? Non ho capito. No, soprattutto con persone di una certa età è meglio non infierire. Giuseppe, cosa devo dire? Potrebbe essere mio nonno, per certo. Cui voglio dire ma è giusto, ma è giusto così, ma è giusto con la differenza che io se me lo dici non mi offendo, mi faccio risata ma è una constatazione, ma è una constatazione, ma una cosa un po' strana sarà tua moglie se ce l'hai. Beh, non insomma, lo so se ti sei guardata, non oso immaginare come sia le persone sono attratte dal fatto che tu sei transessuale, dunque un po' strana anche perché sei un po' strana, sei un terzo sesso, non è una cosa un po' strana, va benissimo, ma non un po' strana nel 2024. Cosa c'è di strano ancora? Beh, cioè, tu sei una con le fattezze da donna e con l'uccello, sarai un po' strano no, o no? No, non sei strana. Sono strana per persone con la terza media certo, o la quinta elementare noi siamo che vivono in Giuseppe, un mondo. Tra l'altro mi stanno segnalando lei. Che è stato scaricato da Forza Italia o no, mi dicono non male. Non mi sono ricandidato. L'hanno silurato e ci credo, un cervello del genere, una cima del genere. Il terzo bagno lo concepisci il terzo bagno o no? Il terzo bagno sì, su Marte. La signora si acconcia ad andare nel bagno degli uomini a questo punto, immagino. Io visto, posso andare lei indistintamente dappertutto. Beh, questo volendo. È grave però che puoi andare indistintamente dappertutto. Perché? Perché? Ti senti donna, va nel bagno delle donne. Ma io infatti ho sempre detto: io lotto per il terzo bagno. Ma il terzo bagno non va, tanto ti discrimina per ancora di più il terzo ancora, bagno. Ora ho già spiegato che aggiungere non lede nessuno, se non questi omofobi repressi, certo, come il signore qui presente. Il signore Ruggeri, omofobo. Che è un omofobo represso certo, come certo, Bannacci e tanti altri, che si sentono lesi ma da queste aggiunte, si sentono. E allora perché le dà noia se viene aggiunto un terzo perché bagno? Perché oltre ridicolo, le dà noia, siamo le dà noia perché no. Queste persone, ti sei vista il non, che queste sei, persone no? Non accettano, ma deve offendere sull'estetica. Ma
perché non ha altri argomenti. Ma un disgraziato che viene silurato anche da Forza Italia, dove ci sono veramente i peggiori elementi circensi d'Italia, figuriamoci a che livello sia quest'uomo. Vabbè ragazzi, senti, questa è la midomane, cerchiamo di procurarne un po' di visibilità. Figuriamoci a che livello sia quest'uomo. La clausola antifascista dice che Vannacci non la vuole firmare, tu la firmeresti, obbligheresti qualcuno a firmare per avere una sala pubblica una clausola antifascista, che è una cosa illiberale. Ma è giustissimo. È giustissimo. E l'antifascismo, l'antifascismo, Davide, l'antifascismo è la base della nostra Costituzione. È gravissimo chi non si dichiara antifascista. Poi io sono anticomunista, antifascista, ma non è che per affittare che una sala pubblica devo fare un atto di sottomissione al cazzo di comune di Vicenza. Se tu chiedi usando una sala delle istituzioni, devi giurare fedeltà alla nostra Costituzione. Ipocrita da Roma che dice: ma certo, ma è giusto, è sacrosanto. Dai, su, ragazzi. Ma no, ma è chiaro. È una cosa di un fascismo. Voi volete, siete i fascisti. È una cosa giusta. È fascista per chi in realtà è fascista. Ma non diciamo perché cazzate. Qualsiasi persona, anche di destra, ma una persona normale, non avrebbe nessun problema a dire: sono ficcare nel sedere la causa antifascista. Sì, però nel frattempo si va avanti, scusami, con questo governo che non fa niente. Il certificato antimafia, il certificato antimafia, abbiamo un presidente del Senato. Ragazzi, c'è una persona in linea, vi devo lasciare. È arrivato il momento di una persona. Io volevo parlare di Dante con il mio amato David. Con Davide. La vera notizia è che qui Davide la cultura è osteggiata, purtroppo il livello è basso. La vera notizia, comunque, la vera notizia è un'altra. La vera notizia è che Ruggeri, dopo lunghissime vacanze, che ricomincia lunedì, peraltro, parrebbe va a Miami lunedì. Ti avverto che va a Miami lunedì. Ciao, Miami. Ciao, David. Ciao, salutami. Ciao, David.